Un vagito riecheggia nella notte e sale fino a te, mio Signore, tutto ricoperto dal manto della natura che nasconde un eco da scoprire. Lui, il piccolo Gesù, inizia l'attesa da svolgere per la sua missione. Una carezza senza la sua mano, arriva con il vento da lontano, e la natura riveste i suoi colori. Verso Dio e
vicenda che ha influito molto nella vita della Chiesa e della spiritualità cristiana. Nella nostra epoca è importante e necessario riscoprire la vita di Francesco d'Assisi perché ha il loro carisma, la loro fermezza nel seguire Cristo. Mi direte, sono cambiati i tempi, i parametri, gli scenari. Ma io credo che anche oggi si possa essere poveri come Francesco e Chiara hanno vissuto la loro povertà. Povertà è tutto ciò che possiedi, che ti sia stato dato, che ti sia procurato, ma nulla ti appartiene. Nulla possiedi, neanche il tuo corpo, neanche la tua anima. Tutto ti è stato momentaneamente affidato. Allora chiediamoci, che cosa ne vogliamo fare della nostra vita che così benevolmente il Signore ci ha affidato? Alla fine di questa storia, spero che i nostri sentimenti si confondano coi vostri, così che il Signore si sorprenda e sorprendendosi ci guardi. Il suo sguardo paterno e potente entrerà in noi e ci darà la pace. Portiamo questa pace nelle nostre case, così che il nostro prossimo più vicino farà col suo prossimo. E così via, finché quest'onda di amore e di pace non giungerà ai potenti del mondo che decidono i destini della terra. Si unisca a noi anche chi non crede, perché comunque c'è il dovere di sapere se è vero che anche qui, in questo buio fitto, c'è tanta, ma tanta luce. E allora tutto potrà cambiare.